Alleluia. Allora, è un meraviglioso piacere qua, c'è una bella atmosfera. Infatti ho detto non c'è bisogno di fare un canto, già c'è l'atmosfera. Si sente la presenza di Dio molto forte qui in mezzo a noi. Mi trovo molto bene qui in Friuli, mi trovo in mezzo a tante persone serie. Sono molto contento che abbiamo qui i fratelli della Slovenia. Mi fa veramente molto piacere che siete qua, Dio vi benedica. Noi crediamo che il fatto che siete così vicini, che queste relazioni possono portare a fortificare la Chiesa, perché ogni Chiesa locale ha una missione, ha un'unzione, e quando c'è comunione si crea sinergia. E questo è meraviglioso. Quindi oggi vogliamo essere rispettosi del tema, il soffio di Dio, e vogliamo parlare, l'argomento è molto vasto, quindi noi vogliamo parlare in maniera particolare, abbiamo ristretto un po' questo argomento, che cosa Gesù ha insegnato, soprattutto negli ultimi capitoli di Giovanni, prima che lui fosse arrestato, 13, 14, 15, 16, 17, poi c'è la preghiera sacerdotale, cosa Gesù ha insegnato sullo Spirito Santo? Quindi ci occuperemo oggi di sei affermazioni fondamentali che Gesù ha fatto. Ma vogliamo subito comprendere una cosa. Dio è un Dio relazionale. Lui è l'autore di tutti i patti. Non c'è nessun patto che è nato dall'iniziativa dell'uomo, tutti i patti sono nati dall'iniziativa di Dio. E poiché Dio vuole dare certezze a noi, perché lui quando dice una cosa la fa, perché in Dio parole fatte coincidono, nell'uomo quasi mai. Allora cosa fa? Per dare certezze a noi, vi ricordate quando a un certo punto Dio promette ad Abramo la terra e dice come farò a sapere che tu me la darai? Cioè è una domanda che per uno che non conosce Dio, perché se già Dio te lo dice non c'è più bisogno di altro. Però Abramo ancora è agli inizi del suo percorso con Dio e Dio gli dice bene, ti do la sicurezza facendo un patto. Allora non c'erano, non si usavano i notai, perché poi per dimostrare che tu hai la proprietà di una terra ci vuole l'atto che l'hai acquistata, no? Quindi Dio fa un patto e dice io faccio un patto con te di quello che ti ho detto, io lo mantengo perfettamente. Quindi Dio è sceso al nostro livello e ha usato il nostro linguaggio perché sa che noi siamo insicuri, mentre lui Dio è perfettamente sicuro di quello che dice, di quello che fa, non si rimangia mai quello che ha detto, noi esseri umani siamo soggetti a cambiamenti. Quindi Dio cosa fa? Si relaziona con noi, voglio che questo lo afferrate bene, Dio non si relaziona con noi su una base sentimentale, Dio si relaziona con noi solo ed esclusivamente sulla base di patti. Così se tu vuoi approcciare Dio fuori da un patto non c'è possibilità. Noi approcciamo Dio sempre attraverso un patto, oggi noi siamo in un patto. La nuova ed eterna alleanza, che è quella definitiva, non ce ne sarà un altro. Ma nel corso della storia biblica ci sono ben 8 patti che Dio ha fatto con varie persone, o col popolo di Israele, o con la creazione, o con l'uomo in generale, o con la Chiesa. Perché l'ultimo patto è stato fatto sì con Israele, ma è stato fatto per la Chiesa. Quindi comprendiamo che lo Spirito Santo, poiché lo Spirito Santo non fa altro che eseguire ciò che Dio ha dichiarato di fare, lo Spirito Santo si muove nei patti. Non si muove fuori dai patti, ma si muove sempre nell'ambito dei patti che Dio ha fatto. Quindi quando poi a un certo punto Gesù, cosa succede? Che quando Gesù deve morire sulla croce, deve risuscitare, deve compiere il piano di redenzione, c'è una transizione del patto, passiamo dal patto mosaico che si compie,
Perché il tutto è compiuto, non è il nuovo patto sulla croce. Il tutto è compiuto nel nuovo patto, avviene dopo che scende lo Spirito a Pentecoste. Perché fino a che lo Spirito non scende a Pentecoste, non è stato compiuto il nuovo patto. Perché Gesù ora annuncia: se io non me ne vado, non vi mando lo Spirito, e se non vi mando lo Spirito, non è compiuto il patto. Quindi Gesù di cosa ci parla? Di una transizione. Dal patto mosaico, Gesù è venuto sotto il patto mosaico, ha adempiuto la legge, al nuovo patto, alla nuova ed eterna alleanza. Il patto mosaico, ora ascoltatemi bene quello che vi sto dicendo, era un patto condizionato all'ubbidienza del popolo. La nuova ed eterna alleanza è un patto incondizionato, perché Dio non l'ha fatto con gli uomini, è tra il Padre e il Figlio, e nessuno di loro due può fallire. Ecco perché è l'ultima. Gesù non può sbagliare, non ha sbagliato, e per questo è diventato l'ultima alleanza, che non sarà mai più cambiata, ed è un patto incondizionato, perché noi come uomini non c'è la condizione di quello che facciamo noi, ma la condizione era stata posta tra il Padre e il Figlio, e tutte e due l'hanno adempiuto perfettamente. Ora comprendiamo questo: storicamente Gesù sta ultimando il suo percorso qui sulla terra e deve andare alla croce. I discepoli non sono mai stati abituati a stare senza di lui, ma per 3 giorni e 3 notti prima che risuscita ed appare, loro sono separati da Gesù, e Gesù deve fare una grande opera di preparazione per loro, per prepararli a questa tempesta che loro devono affrontare. È la prima volta che affrontano una tempesta, ma lui non c'è. Quindi lui deve insegnare loro delle cose e li deve preparare bene. Allora, se tu sai prima la tempesta che affronterai, no, quando arriva non sarai sorpreso, perché la difficoltà più grande di una tempesta è la sorpresa. Gesù, per lui non ci sono sorprese, lui sa prima quello che avverrà dopo, quindi lui prepara i suoi discepoli. E vi voglio dare una scrittura, proiettiamo Giovanni 16 verso 7, che sconvolge la vita dei discepoli, perché Gesù a un certo punto dice che se ne deve andare, e loro diventano tristi. E Gesù dice: ma è meglio per voi che io me ne vado. Ora, nella mente umana, giustamente, loro sono abituati a stare 3 anni sempre con Gesù, a dormire con lui, a viaggiare con lui, a fare segni con lui, a fare miracoli con lui, a collaborare con lui. Quando lui dice che ora se ne deve andare, chiaramente la tristezza gli ha riempito il cuore. È umano questo. E cosa dice? Tuttavia io vi dico la verità: è bene per voi che io me ne vada. Non era facile da digerire, però Gesù dice sempre la verità, perché se non me ne vado non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado ve lo manderò. Ora comprendete che a un certo punto, questo è quello che dobbiamo capire noi anche come Chiesa oggi, che i discepoli sono passati da una leadership visibile a una leadership invisibile. Perché lo Spirito Santo non è visibile. Gesù era visibile. Quindi Gesù sta dicendo: poiché io sono visibile, ma sono anche limitato. Perché Gesù, se era in un posto, non poteva essere in un altro. Quando lo invitavano per andare a guarire qualcuno, lui diceva: io verrò e lo guarirò. Si doveva muovere fisicamente. Ma lo Spirito Santo non ha mai rinunciato. Gesù, quando ha preso un corpo di carne, ha dovuto rinunciare alla sua onnipresenza. Ma lo Spirito Santo non ha mai rinunciato alla sua onnipresenza. È in Friuli ed è in Sicilia.
è in Europa ed è in Asia, è in Africa, è contemporaneamente in qualsiasi posto, cioè non ha limitazioni. Mentre noi celebriamo il Signore qui e fa miracoli qui, può fare miracoli in qualsiasi altra parte della terra contemporaneamente. Quindi quando Gesù dice è meglio per voi che io me ne vada, perché se sto io ci sarà la limitazione fisica, ma quando viene lui, tutti quanti voi per parlare con me dovete fare la fila, ma per parlare con lo Spirito Santo non c'è bisogno di fare la fila, lo potete fare contemporaneamente. E lui sta cercando di spiegare questa transizione che doveva avvenire nella loro vita. E li ammaestra, perché chiaramente quando dice questo la prima loro reazione è uno shock, come te ne vai, ci lasci soli. Percuoterò il pastore, le pecore saranno disperse. Però Gesù è lungimirante e li prepara a quello che deve succedere dopo, da una leadership naturale, dall'ascolto di una voce fisica all'ascolto della voce dello Spirito che è nel mondo dello Spirito. E questo ancora oggi è il conflitto della Chiesa, perché molti vogliono solo cose sensoriali, ma non siamo più nel tempo del sensoriale, siamo nel tempo del soprannaturale. Ora lo Spirito è qui, ma chi lo percepisce? Chi lo sa ascoltare? Lo Spirito si rivela con sogni, visioni, parla, e la Chiesa si deve esercitare ad ascoltare la voce. Ora tutti vogliono cose visibili, tangibili, sensoriali. Dio ci vuole portare in una dimensione che è la dimensione definitiva, che è quella dello Spirito. E se Gesù ha avuto difficoltà a spiegarglielo al dottore di Israele, Nicodemo, che se un uomo non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio e non può entrare nel regno di Dio, ed era il dottore di Israele, c'ha difficoltà a insegnarlo ad altri, ma dobbiamo assolutamente entrarci nel mondo dello Spirito, che è il nostro mondo. Noi siamo nati di nuovo, noi siamo una nuova creazione in Cristo. E quindi noi siamo in una nuova dimensione. Non dobbiamo vederci secondo la mente naturale, ci dobbiamo vedere secondo la mente di Dio. Quindi ho voluto fare questa premessa per farvi capire perché Gesù ha dato degli insegnamenti che sono molto importanti per noi, anche se sono passati 2000 anni di storia della Chiesa. Io vedo che a volte il mio percorso, io vengo dal mondo della Chiesa Cattolica, sono stato con i Salesiani per anni, ma la rivelazione che c'era di Gesù non era così bassa che al massimo ti facevano credere che era un personaggio storico che era esistito, ma non ti facevano credere che poteva avere una relazione personale con lui. Anzi, a me avevano insegnato che non poteva avere relazione personale, ma doveva averlo attraverso la mediazione di qualcun altro. E noi dobbiamo ritornare alla rivelazione originale che Dio ha dato, perché Dio ha dato rivelazione agli apostoli e profeti di lui. Dobbiamo ritornare alla rivelazione apostolica. Voi sapete che è stato pure difficile nell'ambito della Chiesa evangelica, che pure ha vissuto l'ultimo risveglio, sta vivendo l'ultimo risveglio, che è il risveglio pentecostale, che ha portato in auge anche i ministeri, perché i ministeri sono stati dimenticati. Al massimo si credeva che c'erano pastori ed evangelisti, poi degli altri ministeri non se ne parlava. E quando oggi si parla apostolo, si è inorgoglito, si fa chiamare apostolo. Ma Dio non ha mai smesso di dare apostoli, il problema è che la Chiesa non l'ha riconosciuti. Non è che Dio che ha sbagliato, perché Dio ha dato apostoli, profeti, evangelisti, dottori e pastori. Il problema è che la Chiesa non era pronta a riconoscerli. Quindi siamo in un processo di restaurazione del modello apostolico, del modello divino, quello che Gesù rivelò agli apostoli, alla prima Chiesa. Mi piace chiamarla prima, non primitiva, perché primitiva mi fa pensare altre cose.
i Fliston, no? Quindi cerchiamo di entrare più nell'argomento. Cos'è lo Spirito Santo? Lo sappiamo tutti, è la terza persona della Trinità. Ma lo Spirito Santo svolge un ministero per i santi. Amen? Vi ricordate che c'è quella scrittura che dice che lo Spirito di Dio intercede per i santi? Non intercede solo per i santi, ma soprattutto per i santi. Quindi lo Spirito Santo ha un ministero per la Chiesa, per i santi, per quelli che sono messi a parte per Dio, perché santo non significa uno che non fa errori. Santo significa uno che è messo a parte per un proposito divino. Significa tagliato e messo a parte per un proposito divino. Quando Dio dice che Dio che mi ha santificato, mi ha messo a parte, mi ha appartato fin dal seno di mia madre, quando Paolo disse Dio mi ha appartato fin dal seno di mia madre, mi ha detto mi ha santificato, mi ha messo a parte per un proposito divino. Quindi andiamoci a vedere Giovanni 14, dal verso 15 fino al verso 18, perché è una delle cose che Gesù dice per i suoi discepoli, per la Chiesa. Guardate cosa dice. La prima cosa che dice: se mi amate, osservate i miei comandamenti. Ora fermatevi un attimo, questa è un'affermazione molto importante. Nella mente di Dio l'amore non è sentimentale, è ubbidienza. Se tuo figlio ti dice papà io ti amo ma non ti ubbidisco mai, è vero amore? No. È rispetto? No. Nella mente di Dio non c'è vero amore senza ubbidienza. Se l'amore che tu hai è genuino, è confermato dal fatto che ti porta a essere ubbidiente. Se non ti porta a essere ubbidiente, è sentimentale, non è l'amore che Dio si aspetta. L'amore non è mai considerato un sentimento nella Bibbia, l'amore è sempre considerato un comandamento. Io questo è il comandamento che vi do, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Quindi non dipende da come io mi sento, perché se dovesse camminare essere un sentimento, amate i nemici, mi sembra un po' difficile come sentimento. L'amore è un comandamento. E Gesù disse: io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore che rimanga con voi per sempre. Ora Gesù sta dicendo: io me ne vado, ma vi mando uno che non vi lascerà mai. Rimane con voi per sempre. Ora io non so quanti di voi all'inizio della fede, quando avete ricevuto il battesimo nello Spirito Santo, a me è successo, io ho peccato dopo il battesimo nello Spirito Santo e quindi avevo paura che lo Spirito Santo se ne andava. E la prima cosa che facevo dopo, vedevo se parlavo ancora in lingue. E quando vedevo che parlavo ancora in lingue, dicevo, meno male, ancora qua è. Anche io sono stato bambino nella fede, ho vissuto quelle cose, no? Nella fragilità facevo sbagli, facevo errori, facevo peccati. Poi me ne rendevo conto e dicevo, l'ho fatta grossa, mamma mia, Signore, aiutami. Non è che ora lo Spirito Santo si è offeso e se ne va. E un giorno Dio mi disse: sai perché lo Spirito Santo non se ne va mai? Non perché non dipende dalla tua condotta, ma dipende da quello che io ho detto, che rimarrà sempre con voi in perpetuo. Lui non ti lascia e non ti abbandona, perché se lui ti lascia e ti abbandona quando tu sbagli, non sai neanche come ritornare a Dio. Lui ti indica sempre la via del ritorno al Signore. Questo non ci deve incoraggiare a sbagliare, ma non ci deve scoraggiare quando noi sbagliamo. Verso 17, Gesù lo chiama lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere. La parola verità significa anche realtà.
In altri termini, ora vi dico una cosa pesante, grossa. Il mondo vive una realtà virtuale che non è reale. Il nemico è bravissimo a farti credere reale ciò che è virtuale. Ciò che è veramente reale è Dio e il suo Spirito. È la sua parola che è realtà. Fuori dalla sua parola non c'è realtà. Perché è così? Perché in Dio parole e fatti coincidono sempre. Quando Dio ha detto una cosa è già così. Quindi questa scrittura dice lo spirito della verità. Noi oggi senza lo Spirito Santo non sapremmo più cos'è la verità, perché non avremmo un termine di paragone che ci fa capire ciò che è vero da ciò che è falso. Infatti chi non conosce Dio si fa ingannare molto facilmente. Solo perché conosci Dio sai cos'è vero da ciò che è falso. E lo Spirito Santo è quello che ci garantisce questa verità, questa realtà. Viene chiamato da Gesù lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere. Il mondo può ricevere la salvezza, non può ricevere lo Spirito Santo, ma dopo che riceve la salvezza può ricevere lo Spirito Santo. In altri termini, nessuno può essere battezzato nello Spirito se prima non è nato di nuovo, perché lo Spirito Santo mai verrà ad abitare in una natura di peccato. Lui è santo e non può avere niente a che fare con ciò che non è santo. Prima diventiamo santi e poi lo Spirito Santo viene a dimorare nei santi. Il mondo non lo può ricevere perché non lo vede e non lo conosce, ma voi lo conoscete perché dimora con voi. Tutto quello che Gesù ha fatto l'ha fatto per lo Spirito. Quindi loro, anche se non lo sapevano che era lo Spirito, in realtà avevano assistito alle opere dello Spirito. Quindi dice: voi lo conoscete perché tutti i giorni qua tutto quello che io ho fatto l'ho fatto per lo Spirito. Ma ora ci sarà una transizione. È stato con voi, ma ora verrà a dimorare in voi. E questa è una grande profondità, cari. Perché nella mente ebraica, ascoltate bene questo, nella mente ebraica il tempio, quando uno dice non sapete voi che siete il tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi, nella mente ebraica il tempio era il luogo dove cielo e terra si incontrano. Perché le persone andavano nel tempio? Perché era il luogo dove Dio manifestava la sua presenza. Dove era la sua presenza? Era nel luogo santissimo. C'era la nuvola della gloria nel luogo santissimo. Quindi se qualcuno doveva presentarsi davanti a Dio, tutti i maschi di Israele andavano almeno nelle feste comandate a presentarsi davanti al Signore. E dove andavano? Andavano nel tempio. Quindi quando noi diciamo non sapete voi che siete il tempio, non abbiamo l'idea del tempio perché noi non siamo ebrei, ma se comprendiamo la mentalità ebraica, il tempio è il luogo dove cielo e terra si incontrano. In altri termini, Gesù ha detto: voi diventerete il luogo dove cielo e terra si incontrano. Alleluia. Con la presenza dello Spirito. E nel giorno di Pentecoste, se voi vi ricordate, dice che venne dal cielo. Da dove venne? Dal cielo, e si poggiò su di loro, quindi cielo e terra si sono incontrati. Dal giorno di Pentecoste. Quindi Gesù dice: vi darò un altro consolatore. Allora, oggi si usano molto i termini etero. Etero significa, è la traduzione, un altro.
Ma c'è un'altra parola che Gesù usa, non usa la parola etero, un altro consolatore, usa la parola allos, che significa uno esattamente dello stesso tipo, uguale, esatto, preciso, identico come me. In medicina non lo usiamo nei termini allotipo, cioè gli anticorpi che sono fatti esattamente come un altro si chiamano allotipi. Quindi lo Spirito Santo è la perfetta rappresentazione di Gesù Cristo nel mondo dello Spirito. Se segui lo Spirito vieni a conoscere Gesù, perché lui lo rappresenta perfettamente. Perché quando Gesù ha detto allos, significa uno esattamente come me, cioè se conosci lui conosci anche me, perché io e lui siamo uguali. Me ne vado, ma vi manderò un altro esattamente come me. Quindi tutto quello che avete imparato che sono io non lo perdete, perché lo Spirito Santo è esattamente come sono io. Ora, guardate che cosa meravigliosa, perché vi dico una cosa, noi abbiamo la sorgente di tutte le risorse dimorante dentro di noi, ma per la nostra mancanza di rivelazione o di intimità non riusciamo ad attingere a questa sorgente. Sapete una cosa, nello Spirito Santo abitano tutte le soluzioni. Io non so qual è il tuo problema oggi, però ti posso dire in chi è la soluzione. Lui ha la soluzione. E noi dobbiamo imparare a entrare in questa dimensione di intimità dove possiamo ascoltare la voce dello Spirito. Sapete una cosa, vi apro il mio cuore, io quando ero all'inizio della fede, io leggevo la scrittura, io sempre avevo la passione di dire io voglio realizzare quello che c'è scritto, non mi basta leggerlo, io lo voglio vivere. E io volevo disperatamente ascoltare la voce di Dio. E io ho detto a Dio, a costo che ci impiego tutta la vita, ma io la voglio ascoltare la tua voce. Ne farò lo scopo della mia vita, ascoltare la tua voce. E chiedevo nella chiesa, come si fa ad ascoltare la voce di Dio? E nessuno me lo sapeva spiegare, perché mi dicevano, quando ti succederà lo capirai. Sì, ma io volessi capire prima. E poi Dio ha avuto così tanta misericordia di me che lui stesso mi ha insegnato ad ascoltare la sua voce. E me l'ha insegnato attraverso Geremia 33:3, invocami, io ti risponderò e ti annunzierò cose grandi e impenetrabili che tu non conosci. E lì ho capito che dovevo invocarlo, dovevo fargli delle domande, e se non gli, perché quando io gli ho detto, Signore, perché non mi risponde? Una voce dentro di me mi dice, come ti rispondo se non mi fai domande? E io ho detto, ma questo non ci avevo pensato. Allora questo è Dio che mi sta parlando, e da lì ho cominciato a scrivere, a fare domande, ricevevo risposte e poi verificavo che era stato veramente il Signore che mi aveva parlato, perché le cose che mi diceva avvenivano. Così dobbiamo imparare ad attingere a questa risorsa infinita che c'è dentro di noi. Noi siamo limitati, lui no. Noi siamo abitati da uno illimitato. Amen. Quindi dobbiamo studiarci di conoscerlo. Ci sono problemi? Hanno problemi con l'audio? Tutto a posto? Risolto? Ok. Che non voglio che ci sia distrazione, perché quello che stiamo dicendo è molto importante. Quindi ricordiamoci, chi è il tuo aiuto? Chi è il tuo aiuto? Dio? Ti ha dato un aiuto continuo, costante, dimorante dentro di te, che si chiama la persona dello Spirito Santo. Lui è il tuo aiuto. Quando dice a me non mi aiuta nessuno, sta disprezzando lo Spirito Santo. E quante volte abbiamo detto, ah, io sono solo, non mi aiuta nessuno a me. Come non ti aiuta nessuno? Dio ti ha dato se stesso a vivere dentro di te e tu non lo riconosci e lo disprezzi. No, dobbiamo apprezzare la presenza dello Spirito Santo. Io ho accettato di essere pioniere in tante cose perché sapevo, gli uomini non mi sanno aiutare su questo, però c'ho uno che mi sa aiutare. Ed è lo Spirito di Dio che abita dentro di me. E voglio conoscerlo.
La seconda affermazione meravigliosa che Gesù ha fatto sullo Spirito, che lo Spirito Santo non solo è lo Spirito della verità, ma è lo Spirito che protegge la verità. Perché sapete il nemico quante volte ci ha provato a fare perdere la rotta alla Chiesa? E lo Spirito Santo nel corso dei secoli ha protetto la verità. Oggi abbiamo la sana dottrina che è frutto di tanti risvegli che lo Spirito di Dio ha fatto, e non siamo confusi dottrinalmente. Io credo che la Chiesa, prima di essere rapita, ha una grande rivelazione, perché dice la Scrittura che la conoscenza negli ultimi giorni aumenterà. E voglio darvi due versi in Giovanni 14, 25 e 26, quando disse: vi ho detto queste cose mentre ero con voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa. Vi ricordate che Gesù disse ai suoi discepoli: molte cose ho ancora da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata. In altri termini, vi vorrei dire di più, ma non siete capaci di saperlo ricevere. Ora voglio dirti una cosa: Dio ti vorrebbe dire molto di più di quello che ti ha potuto dire finora, ma non è che Lui non te lo vuole dire, è che Lui aspetta che tu accresci la tua capacità di capirlo. E poi dice: ma Lui vi insegnerà ogni cosa. Gesù dice: io vi vorrei insegnare ogni cosa, ma trovo una difficoltà che voi non riuscite ad afferrarlo, ma quando verrà lo Spirito, Lui vi insegnerà ogni cosa. In altri termini, la piena rivelazione di Gesù Cristo non è avvenuta quando Gesù era sulla terra, ma è avvenuta dopo che Gesù è stato glorificato e ha mandato lo Spirito. La piena rivelazione non ce l'hai nei Vangeli, ce l'hai nelle Epistole. Dopo che è sceso lo Spirito, noi abbiamo la piena rivelazione. Ecco perché molti si basano sull'Antico Testamento, sui Vangeli, ma i Vangeli sono una transizione tra Antico e Nuovo. Le Epistole e gli Atti sono il Nuovo Patto. È lì che si vive la realtà del Nuovo Patto. E molti non sanno attingere su quello perché non hanno la rivelazione di questo. Quindi Gesù disse: il Padre vi manderà nel mio nome, vi manderà lo Spirito nel mio nome. Ora, non è necessario sapere tutto, ma è necessario sapere ciò che edifica la nostra fede. Perché vedete, Giovanni, quando scrisse il suo Vangelo, disse: Gesù ha fatto così tanti altri miracoli, però lui ne ha descritti solo 8 segni. Non perché Gesù ne avesse fatti 8, ma perché ha voluto tracciare dei segni che potevano insegnare, perché segno non significa solamente miracolo, tutti i segni sono miracoli, ma non tutti i miracoli sono segni. Segno significa che ti dà un'indicazione. E il primo segno sono le nozze di Cana, l'acqua cambiata in vino. Perché è il primo segno? Perché nel primo segno c'è un insegnamento grande, ti insegna cos'è la fede. La fede è ora. E quando è che è avvenuto il miracolo? Quando Gesù disse: ora prendete e portate l'acqua al maestro. In altri termini, quando cammini per fede, molti si scandalizzano quando io gli faccio dichiarare la parola di fede durante la guarigione, perché loro aspettano di dichiararla quando sono guariti. No, la fede non ti serve quando sei guarito, quella si chiama testimonianza. La fede ti serve prima di essere guarito. Tu ti devi dichiarare guarito quando ancora hai sintomi, se no i sintomi non ti lasceranno mai. È perché ti dichiari guarito quando ancora stai male che i sintomi non hanno più la legalità di poter stare nel tuo corpo e la guarigione viene nella tua vita. Quindi Giovanni ha detto: Gesù ha fatto tantissimi miracoli, perché dovunque si muoveva c'erano sempre miracoli, però non c'è bisogno che ve li scrivo tutti. L'importante è che capite chi è la sorgente, che Lui è il Cristo, il Figlio dell'Iddio vivente, e credendo in Lui abbiate vita nel Suo nome. Non è che se avessimo un'enciclopedia di tutti i miracoli di Gesù ci avrebbe aiutato di più nella fede. Quello che ci aiuta di più è sapere che Lui è il miracolo vivente, è il Figlio di Dio. Quindi lo Spirito Santo cosa ha fatto? Ha protetto la verità, perché
quante volte vi dicono: ma come fate a essere sicuri che la Bibbia è la parola di Dio? Perché lo Spirito Santo l'ha protetta, perché Dio si è impegnato a farci conoscere la verità, perché poiché la fede è certezza di cose che si sperano, Dio non ci ha lasciato nell'incertezza. Se ci chiede certezza, ci ha dato la possibilità di avere certezza, perché la fede viene dall'udire la parola. Andiamo alla terza affermazione. La terza affermazione è che lo Spirito Santo è il testimone. Ora, voi sapete che la parola, lui è il portatore della testimonianza per eccellenza. Vedete, la parola testimone è una parola importante, perché un testimone cosa fa? Qual è il compito di un testimone? Quando è che un giudice convoca i testimoni? Perché vuole affermare qual è la verità. E sapete che i giudici fanno sentenze in base ai testimoni? In altri termini, quando lo Spirito Santo è venuto come testimone, c'è un fatto positivo e c'è un fatto negativo. Il fatto positivo è che viene affermata cos'è la verità, e il fatto negativo è che chi non la riceve sarà giudicato. Perché una volta affermata la verità, non puoi rimanere neutrale: o ti schieri a favore della verità o ti schieri contro la verità. Cioè, nel momento in cui tu sai qual è la verità, devi prendere una posizione. E lo Spirito Santo è il testimone. E guardate cosa dice Giovanni 15, 26, 27. Sono due versi importanti insieme a Atti 1, 8. Guardate cosa dice questa scrittura. Ma quando verrà il Consolatore, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità che procede dal Padre, egli testimonierà di me. Egli testimonierà di me, e anche voi renderete testimonianza, perché siete stati con me fin dal principio. Quindi cosa è successo? Intanto, quando già è venuto lo Spirito, già è stata testimonianza che il Padre aveva accettato pienamente tutta l'opera di redenzione che Gesù aveva compiuto, perché se Gesù avesse fatto un errore, lo Spirito non sarebbe venuto. Quindi quando a Pentecoste è sceso lo Spirito, significa che Gesù era stato glorificato, perché lui ha detto che lo Spirito sarebbe venuto dopo che lui era glorificato. Il fatto che lo Spirito è venuto è una testimonianza che lui è glorificato alla destra del Padre. E poi dice: anche voi mi sarete testimoni. Gli apostoli sono stati testimoni oculare, perché lui ha detto: perché siete stati con me fin dal principio, voi mi conoscete. Tu non puoi testimoniare di qualcosa che non conosci, tu puoi solo testimoniare di qualcosa che conosci. E Gesù se l'è tenuti questi 12, non c'era bisogno di tanti, ci sono bastati 12 che sono stati sempre con lui, che hanno mangiato con lui, che hanno dormito con lui, che l'hanno visto risuscitato, che hanno potuto dichiarare qual è la verità, e sono stati i testimoni della verità. Ma Atti 1:8, proiettiamolo, dice: ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, Giudea, Samaria, Friuli, Venezia Giulia e Slovenia. Fino all'estremità della terra. Noi siamo nelle isole, peggio ancora. Più estremità degli estremi. Quindi cosa dice Gesù? Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni. In altri termini, per essere testimone dell'Iddio onnipotente non posso essere impotente. Quando ricevo potenza posso testimoniare. E la potenza è lo Spirito Santo che manifesta la potenza di Dio. In altri termini, la mia testimonianza non è efficace senza potenza, e la potenza dello Spirito rende efficace la testimonianza, perché la testimonianza che gli altri vedono non è invisibile. Loro non vedono lo Spirito, loro vedono le opere dello Spirito, ma per vedere le opere dello Spirito devono vedere qualcuno che collabora con lo Spirito perché si facciano le opere dello Spirito.
voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. Sapete, non è che lo Spirito Santo c'ha uno zainetto dove c'è scritto potenza. Lui e la potenza sono uno. Se c'è lo Spirito, c'è la potenza. Alcuni mi dicono, ma la guarigione, come mai voi ancora credete nella guarigione? Perché lui è l'Eterno che guarisce, non ci può fare niente, è il suo nome. Lui non può cambiare il suo nome. Dove c'è Dio, c'è guarigione. Se non ci sono mai guarigioni, mi sa che Dio l'hanno licenziato da quel posto. Fanno tutto da loro, Dio non c'è bisogno. Perché molti continuano a fare le cose senza la presenza. E sapete, molte chiese c'è intrattenimento, non c'è presenza. Perché vi dico una cosa, parli dalla mente, e puoi dire cose perfette, teologicamente corrette, però raggiungi le menti, parli dal cuore, raggiungi i cuori, parli dalla presenza, trasformi le persone. E per parlare della presenza devi stare nella presenza. E per stare nella presenza lo devi conoscere. Noi siamo testimoni. Perché abbiamo il testimone che dimora dentro di noi. Tu non c'eri quando Gesù è risorto, lui c'era. Tu non c'eri quando Gesù è morto, lui c'era. Tu non c'eri quando Gesù è stato seppellito, lui c'era. E lui abita dentro di te, e lui è lo spirito della verità, e lui non mente, quello che lui ti ha detto è vero, e tu lo credi, e quando credi diventi testimone insieme alla sua testimonianza. Atti 2, ci ritorneremo in un'altra occasione. Andiamo a vedere il ministero dello Spirito Santo verso il mondo. Perché a volte noi diciamo che pensiamo che siamo noi che convinciamo le persone. Ascoltatemi bene su questo. Noi non convinciamo le persone di peccato, di giustizia e di giudizio. Non è il nostro compito, è il compito dello Spirito. Io ti dico una cosa, se tu oggi sei credente, non ti ha convinto un uomo, ti ha convinto lo Spirito di Dio. Però qual è il nostro compito? Dare le parole di verità che lo Spirito Santo può confermare nella vita delle persone, perché se nessuno predica la verità, lo Spirito Santo non ha niente da usare per convincere. Ma quando diciamo la verità, lo Spirito Santo ha elementi da usare per convincere il mondo. Che lui non può fare a meno di confermare la verità e non può confermare qualcosa che non è verità. Quindi la Chiesa cosa deve fare? Predicare la verità, e lo Spirito userà la verità che tu predichi per convincere le persone di peccato, di giustizia e di giudizio. Leggiamolo questo, Giovanni 16 verso 7, quando dice: tuttavia io vi dico la verità, è bene che io me ne vada, se non me ne vado non verrà a voi il Consolatore, ma se ve ne vado io ve lo manderò, e quando sarà venuto egli convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. Di peccato perché non credono in me. Ascoltate, lo Spirito Santo non convince le persone di tutti i peccati che hanno fatto, ma li convince solo di un peccato che si chiama incredulità. Perché le persone non vanno all'inferno per i peccati che hanno fatto, ma perché hanno rifiutato colui che le ha liberati dal peccato. Perché già il mondo giace nel maligno. Di giustizia, perché io vado al Padre e non mi vedrete più. E quindi lo Spirito che viene dice: tutto quello che Gesù ha fatto era perfetto, perché sennò il Padre non l'avrebbe fatto sedere accanto a Lui. È giusto Gesù in tutto. Quindi se non credi in Lui, non credi nell'unico che è il vero giusto. E se non credi nel giusto, credi nell'ingiusto. E poi dice di giudizio, perché il principe di questo mondo è stato già giudicato.
Satana è già stato giudicato. Vi ricordate che Gesù ha detto quella frase: ora verrà cacciato fuori il principe di questo mondo? Parlava della croce, perché voglio che comprendiate questo: Satana è libertà vigilata fino a quando la Chiesa non sarà rapita. Poi, dopodiché, quando sarà finito quel tempo e saranno passati 7 anni, sarà gettato nello stagno di fuoco di zolfo per sempre, non avrà più nessuna possibilità. Però il mandato di cattura già è partito. Da 2000 anni c'è il mandato di cattura. Lui sa che è libertà vigilata. Lui sa che deve arrivare il tempo in cui la sentenza che è stata fatta già è irreversibile, perché il principe di questo mondo è già stato giudicato. La sentenza di giudizio che è caduta su di lui è irreversibile, solo che c'è una sola questione di aspettare i tempi di Dio prima che si realizza. E noi dobbiamo dirlo, che lui che sta continuando a ingannare il mondo sta facendo credere come se lui dovesse esistere per sempre, ma non è così. Lui è stato giudicato, lui è stato cacciato fuori, perché quando Dio ha rimesso al crocifisso il vecchio uomo, l'ha inchiodato sulla croce, da quel momento l'uomo caduto non ha legalità sulla terra. E se l'uomo caduto non ha legalità, Satana ha perso la sua autorità sull'uomo caduto, perché ora il giudizio è stato emesso. E la croce ha posto fine alla caduta dell'uomo, perché il vecchio uomo è stato crocifisso con Cristo per sempre. Quindi cosa fa lui verso il mondo? Convince il mondo. Quando io ero all'inizio della mia conversione, evangelizzavo 3-4 ore perché li volevo convincere. Però alla fine facevano la preghiera di salvezza per farmi contento e liberarsi di me. Perché mi dicevano: calo l'unico modo per levare macchiccio avanza che faccio quello che dice. Ma non si convertivano, era solo per farmi un favore. Poi lo Spirito Santo mi disse: figlio, non sei tu che li convinci, sono io che li convinco. Tu fai il tuo ruolo, tu testimonia, io li convinco. Non ti caricare troppo di questo. Perché poi quando si accettavano Gesù ero felice, ma quando non lo accettavano ero frustrato. Ma è lo compito dello Spirito Santo che convince di peccato, di giustizia e di giudizio. Ma noi dobbiamo dargli gli elementi di verità quando parliamo. Perché se tu non dici la verità, Dio non conferma una religione, Dio non conferma convinzioni umane, Dio conferma solo la sua parola. Per questo io amo la parola. Io non voglio parlare senza la parola, io voglio parlare con la parola. Sapete perché? Perché è l'unica cosa che Dio conferma. Dio non conferma opinioni. Quando ho accettato Gesù, sono morto alle mie opinioni per prendere la parola di Dio. Non mi interessa avere un'opinione. Dice: tu cosa ne pensi di questo? Non ne penso, voglio sapere quello che Dio dice. Mi interessa la verità di quello che Dio dice. Allora devo trattare 2 punti, cerco di essere rapido. Lui è la nostra guida lungo il cammino. Tu cammini, lui ti prepara il cammino e lui ti guida durante il cammino. Non avremmo fatto mai scelte radicali noi se lui non ci avesse guidato a fare quello. Quando io ho accettato di entrare a tempo pieno nel ministero, sapete, mio padre ha fatto un sacco di sacrifici, io sono medico, mi sono laureato con 110 e lode, e nel naturale mio padre si aspettava che io esercitassi la professione di medico dopo tutti i sacrifici che aveva fatto, ed è assolutamente comprensibile. Ma Dio mi disse: devi lasciare tutto e devi servirmi. E quando io ho avuto uno scontro con mio padre, mio padre faceva il pazzo, ha urlato fino alla piazza del mio paese, l'hanno sentito. E io gli ho detto: papà, non ti chiedo di capirmi, lo so che io al posto tuo ragionerei come te, però ho detto: ti chiedo solo di avere pazienza, perché se in questa chiamata c'è Dio, te ne accorgerai. Se ho sbagliato, ti verrò a chiedere perdono. Però sappi una cosa, che la convinzione non la puoi avere tu,
ce l'ho io, perché Dio non ha chiamato te, ha chiamato me. E che tu ci creda o non ci creda, io so che Lui mi ha chiamato e io devo essere ubbidiente a Lui. Tu sei mio padre e ti rispetto, ma Dio è al di sopra di tutto e devo ubbidirlo. E quando Lui venne una volta, la nostra chiesa era diventata circa 600 membri. Lui non era credente. Per una volta accettò di venire a visitare la nostra chiesa perché c'aveva suo figlio là. Ed è venuto. E quando è entrato, io solo ho detto alla chiesa: oggi abbiamo il piacere di avere mio padre. Tutta la chiesa si è alzata in piedi e l'ha applaudito. E lui è rimasto sconvolto. Ha detto: ma come? Io sono andato contro di loro. E loro mi applaudono. E una lacrima gli è uscita. Lui ha accettato Gesù l'ultimo giorno della sua vita. Mi ha dato filo da torcere. Sempre. Però alla fine abbiamo perso tante battaglie, ma la guerra l'abbiamo vinta. Quindi non mollate mai, perché lo Spirito Santo ha un piano, ha un proposito, lo rivela. Giovanni 16, 13, che è bellissimo questo verso, non so se lo possiamo proiettare, dice che Egli ci annuncia le cose a venire. Io quando studiavo medicina, sapete, uscivo dall'ospedale e mi sentivo un disagio interiore, come se una voce mi dicesse: ma non è questo il tuo posto. Non è per questo che sei nato, non è per questo che sei stato chiamato da Dio, non è questo. Sentivo questo disagio, io devo combattere sempre con questa voce, dicevo: no, ma perché mi vengono sti pensieri sempre? Non era il mio posto, fino a che Dio non ha parlato al mio cuore tramite autorità che mi hanno confermato: tu devi lasciare, tu non sei chiamato per questo, tu devi predicare la parola. Ma io sono timido, io non sono capace. Ma Dio ti sta chiamando a questo. Quando Dio parla, Dio non vede ostacoli, siamo noi che vediamo gli ostacoli. Noi siamo chiamati solo a ubbidire. L'amore senza obbedienza non è amore. E io ho ubbidito a quello che Dio ha detto. E in questa scrittura dice: ma quando verrà Lui, lo Spirito di verità, Egli vi guiderà in ogni verità. Sapete che ognuno di voi che siete qua, non c'è nessuno di voi che è nato senza avere un proposito. Il fatto che siete nati è l'evidenza che c'è un proposito di Dio nella vostra vita. Sapete perché? Perché prima di farvi nascere, Dio ha stabilito un proposito, poi siete nati. E vivere il fallimento nella vita non è sbagliare, ma vivere senza avere saputo perché. Il fallimento nella vita non è morire, ma vivere senza avere saputo perché. Tu devi sapere perché Dio ha un proposito meraviglioso per la tua vita, ma lo devi conoscere per poter collaborare con quel proposito che Dio ha per la tua vita. E non sempre ci arrendiamo subito, però poi, prima o poi, ci dobbiamo arrendere al proposito di Dio nella nostra vita. E lo Spirito Santo cosa fa? Lui ci guida sempre, ti fa sentire il disagio, parla tanti linguaggi per dire: ma lo capisci che sei nel posto sbagliato? E fino a che non ti trovi, ora non ce l'ho più questo problema, perché so che sono nel posto giusto, nel tempo giusto, sto facendo la cosa giusta e mi sento l'approvazione di Dio. Prima non la sentivo. Quando tu hai l'approvazione di Dio nella tua vita, il risultato si chiama shalom. Tu puoi andare ovunque. Non dipendi più dalle circostanze, non dipendi più dal tempo, non dipendi più da dove ti trovi. Sai di stare al centro della volontà di Dio e di stare facendo quello che Dio ti ha detto di fare. E quando lo fai, io vi dico una cosa: se c'è una cosa che io amo è l'approvazione del Padre. Tutto il resto non mi interessa, mi possono criticare tutti quelli che vogliono, non mi importa niente, basta che ho l'approvazione di mio Padre. Se mio padre mi approva, io sono tranquillo, sono un carro armato, non mi fermo. So che voglio piacere a lui e voglio fare la sua volontà, e qualsiasi cosa lui mi chiede io la voglio fare. Devo andare alla conclusione. Lo Spirito Santo è il glorificatore del Figlio. Ce l'ha spiegato Gesù. Egli mi glorificherà.
Ora attenzione, questo ha molto a che fare con la croce, perché nel naturale ognuno di noi vogliamo essere glorificatori di noi stessi, ma quando ci convertiamo sul serio non siamo più glorificatori di noi stessi, siamo glorificatori del Figlio. Ci sono tante persone che vogliono mettersi sempre in mostra, mettersi in evidenza, essere sempre al centro dell'attenzione. Se sei una persona che vuole stare sempre al centro dell'attenzione, perché non sei morto a te stesso? Uno che è morto a se stesso non ha bisogno di apparire, perché è morto e la sua vita è nascosta in Cristo, e appare quando Cristo lo vuole fare apparire. Ma non è tanto preoccupato di apparire, è solo preoccupato di ubbidire. Quindi lui è il glorificatore, lo Spirito Santo. E quando veramente conosciamo la mente dello Spirito, leggiamo Giovanni 16,14 e con questo andiamo a concludere. Egli mi glorificherà, ascoltatemi bene. Voglio che lo imparate questo. Ognuno di noi vive per glorificare qualcuno o qualcosa. La cosa importante è chi. Ci sono persone che, come si chiamano questi che fanno i talent? Perché lo fanno? Perché vogliono fare vedere che sono più bravi degli altri. La mia vita non è per fare vedere quanto sono bravo, la mia vita è per fare vedere quanto lui è meraviglioso. Perché noi siamo stati chiamati per proclamare le virtù di colui che ci ha chiamato dalle tenebre alla luce, dalla potestà di Satana a Dio. E quando arriviamo a questa conclusione, perché la croce ha avuto il suo effetto nella nostra vita, siamo morti a noi stessi e non viviamo più per noi, ma per colui che è morto ed è risuscitato per noi. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo annunzierà. Lo Spirito Santo, sapete che non mette una virgola di suo? E potrebbe dire, come Spirito Santo, tu sei onnisciente, non dici una cosa di testa tua. No, io il mio compito non è dire qualcosa di testa mia, il mio compito è ripetere quello che lui ha detto, perché è l'allos paracletos. Gesù non ha mai detto niente di testa sua, ha detto tutte le cose che io vi dico non le dico di mio, è perché il Padre me l'ha insegnato. Gesù non ha mai fatto niente di sua iniziativa e neanche lo Spirito Santo fa niente di sua iniziativa. Lui solamente ci ricorda le cose che ha detto, lui solamente lo glorifica. Avete notato che Gesù non si è mai autoglorificato, ha sempre glorificato il Padre, e che il Padre ha sempre glorificato il Figlio, e che lo Spirito Santo non ha mai glorificato se stesso, ma glorifica Gesù e glorifica il Padre. Nessuno di loro si autoglorifica, ognuno glorifica l'altro. Quando uno si autoglorifica, significa che non è in comunione col Padre, col Figlio e con lo Spirito Santo. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve l'annunzierà. E tutte le cose che il Padre ha sono mie. Eppure essendo padrone di tutto Gesù, perché ha ricevuto tutto dal Padre, ha detto, per questo ho detto che prenderà del mio e ve l'annunzierà. E lo Spirito Santo poteva dire, perché lo devo fare io? Gesù poteva dire, perché non può morire sulla croce lo Spirito Santo e non io? Ma ognuno ha accettato il ruolo che il Padre gli ha dato. E l'ha fatto con gioia, lo ha fatto con dedizione. L'ho fatto con amore. Lo Spirito Santo, tu potresti dire, secondo la mentalità del mondo, ma è mortificato, non può dire niente di suo, deve solo dire quello che Gesù ha detto. Ma questa è la vera libertà, perché Dio ha una sola voce. Quando il Padre nel monte della trasfigurazione ha parlato, lo Spirito è venuto come una nuvola, ma non ha detto neanche una parola, e Gesù non ha detto neanche una parola, perché Padre, Figlio e Spirito Santo hanno una sola voce, la voce del Padre. E anche al battesimo non c'è stato nessuno che ha parlato, solo la voce del Padre si è udita. C'era la colomba, ma non ha detto niente.
c'era Gesù che è stato battezzato e non ha detto niente, ma solo la voce del Padre si è udita, perché il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo hanno una sola voce, la voce del Padre Celeste. Quindi noi vogliamo essere glorificatori di Gesù. Quanti di voi volete essere glorificatori di Gesù? Sapete, la mia gioia più grande è che non è che io sia apprezzato, è che Gesù sia apprezzato. Affinché lui sia apprezzato, posso anche essere perseguitato. Ma non mi interessa di me, mi interessa di lui. E tutti noi vogliamo avere questo cuore, questo spirito di essere glorificatori di Gesù. Dice, qual è la tua chiamata? Glorificatore di Gesù. Voglio che lui sia innalzato. Voglio che lui sia conosciuto. Perché se le persone dopo avermi incontrato si dimenticano di me, hanno perso qualcosa, ma se si dimenticano di lui hanno perso tutto. E loro, io voglio che loro non dimenticheranno mai la fonte, la sorgente di tutte le cose. Facciamogli un applauso meraviglioso. Alleluia. Stand up. Come si dice in sloveno, alzatevi. Stanite. 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 E se mi insegnava una parola in sloveno. Alleluia, alzatemi le mani davanti alla sua presenza. Io voglio chiedere, prima che facciamo, abbiamo pochi minuti. Quante persone sono qui che non hanno ricevuto, che hanno ricevuto Gesù ma non hanno ricevuto il battesimo nello Spirito Santo e che vogliono essere riempite di Spirito Santo? Ok, ok. Queste persone, man mano che c'è il canto, venite qua davanti, perché ora noi pregheremo per voi, perché lo Spirito Santo è un dono. Il dono non si merita, si riceve. Voi non venite per chiedere, voi venite per ricevere, perché Dio ve l'ha promesso. E quando Dio fa una promessa, le sue promesse sono sì ed amen. Alziamo le mani e dillo: io voglio essere un glorificatore di Gesù insieme allo Spirito Santo. Ora bakashata rabassanda ramadashitere bassaka ramadashanda rabassita ramada Jesus. Alleluia. Sì, potete fare una fila qua, quelli che dovete ricevere.